Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, l'Italia nuovamente in zona rossa. Da oggi, 31 dicembre, per tutte le regioni del nostro paese valgono le stesse regole del rischio epidemico, fascia massima di allerta per quelle che sono le regole da seguire. È vietato spostarsi anche all'interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità ed urgenza. Sono chiusi tutti i negozi tranne alimentari, farmacie e parafarmacie. Sono aperte anche le edicole, tabaccherie e attività di servizi alla persona come barbieri e parrucchieri. Particolare attenzione, ha precisato il Viminale, anche per la serata di Capodanno. Ci saranno controlli serrati delle forze dell'ordine e tolleranza zero, in particolar modo controlli anche sugli spostamenti d'auto che non potranno consentire la presenza di oltre due persone per lo stesso veicolo. Inoltre verranno segnalate anche quelle che sono eventuali riunioni in luoghi privati non autorizzati, nonché attività di locali apparentemente chiusi, ma che in realtà sono aperte per ville, per feste private oppure ville o bed and breakfast che sono affittati per l'occasione, che possono in qualche modo contenere riunioni e assembramenti di persone particolarmente dannosi per il rischio pandemico. Conferenza stampa di fine anno per il Premier Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Tantissimi i temi trattati dal Presidente del Consiglio, dai vaccini fino alla questione della riapertura delle scuole. Lo stato di emergenza per il Covid, ha detto Conte, lo prorogheremo fino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti quelli che ci consentano di gestire al meglio l'emergenza. Sul punto le parole del Premier. Innanzitutto massima solidarietà a Claudia Livernini, l'infermiera che si è sottoposta al vaccino ed è stata insultata. È una cosa inaccettabile. È una cosa inaccettabile in sé, gli insulti, le aggressioni via web o attraverso altri canali. Ancor più inaccettabile addirittura adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che consentirà di mettere in sicurezza il paese. Quindi massima solidarietà. Per quanto riguarda l'altra domanda, che riguarda la Germania, perché l'Italia non si è assicurata delle dosi con canali diretti? Vorrei ricordare che l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l'alleanza per i vaccini. Dopodiché, dopo essersi già assicurati i contatti con le ditte che assicuravano, diciamo, maggiori risultati e maggior successo su questo fronte della ricerca, hanno consegnato la palla alla Commissione europea perché si è ritenuto, abbiamo ritenuto, è stata una scelta politica che sul fronte dei vaccini fosse necessario muoversi all'unisono sul fronte compatto, quindi europeo. L'Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse, innanzitutto perché le dosi contrattualmente, diciamo, negoziate a favore dell'Italia e dell'intera Europa sono centinaia di milioni, quindi sono assolutamente sufficienti con varie ditte, con varie linee di produzione. Uno, addirittura l'Unione Europea, su sollecitazione anche nostra, di alcuni leader di governo, si è premurata di acquistarne in più per consentire anche di intervenire in alcuni paesi che non avranno semmai la possibilità, anche per ragioni economiche o di accesso diretto, la possibilità di avere un piano vaccinale, di avere delle dosi. Quindi assicureremo anche ad alcuni paesi balcanici, paesi del Nord Africa e altri ancora, metteremo a disposizione l'Unione Europea, perché è qui che si esprime la leadership dell'Unione Europea, anche nel mondo. Metteremo a disposizione vaccini e piani vaccinali. Detto questo, l'Italia non l'ha fatto perché all'articolo 7 del contratto e della decisione assunta dalla Commissione Europea c'è il divieto di
approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo. Sono 16.202 i nuovi contagi da coronavirus su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile. I tamponi processati sono stati 169.045, per una percentuale di positività al test del 9,58%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto alle 24 ore precedenti. Dal bollettino si segnalano anche 19.960 guariti e 575 decessi. La situazione ospedaliera vede diminuire le terapie intensive di 21 unità, toccando quota 2.528 persone ricoverate. Un anno difficile, particolarmente duro, che ha messo in ginocchio la popolazione di Napoli con la mareggiata di 2 giorni fa, che ha acuito quella che era già una difficile situazione della città. A fare il punto sulle prospettive presenti e future della città partenopea è stato il sindaco Luigi De Magistris. Ascoltiamolo in questo servizio. Se consideriamo che un paio di settimane fa qui quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale avevano cercato di darci la spallata. Ricordiamo che avevano votato per lo scioglimento del Consiglio Comunale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi da questo punto di vista arriviamo forti, però si arriva a quest'ultimo dell'anno con una grande malinconia, una grande amarezza. È stato un anno terribile per il mondo e anche per Napoli. Poi da ultimo anche questa mareggiata senza precedenti, almeno a memoria di chi insomma vive la città da diversi decenni, ha anche sconvolto ulteriormente la nostra comunità. Però devo dire che abbiamo messo in campo una serie di azioni fondamentali per resistere e per ripartire, quindi si è lavorato molto e con una nota anche di apprezzamento sulla tenuta sociale della nostra città, che non era scontata. Io credo che questa città ha dimostrato in questi mesi tutta una grande forza e anche una grande rete di solidarietà, che non bisogna mai darla per scontata, soprattutto in questi momenti così drammatici e anomali della storia dell'umanità. Sui giornali, sugli organi di informazione si legge tutto il contrario di tutto, ma questo è tipico della politica nazionale come delle politiche cittadine. È chiaro che in questi giorni ho messo in campo una riflessione, perché noi abbiamo questi 6 mesi in cui c'è bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo, ma non vi sfugge anche necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi, è inutile che ormai ce lo nascondiamo, anche a una campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Quindi questa è la valutazione che sto facendo, nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il comune e la città metropolitana lo sto mettendo in campo, ed ovviamente è una decisione che maturerò a strettissimo giro. Però di nomi che ho letto veramente ce ne sono stati tanti, quindi non entro nel merito, perché ho letto di tutto, anche che sono quasi ufficialmente candidato a mia insaputa in Calabria, quindi si legge davvero di tutto. Restiamo in Campania, bollettino Covid in regione, 930 nuovi positivi secondo quanto certificato dall'unità di crisi regionale, a fronte di 11.985 tamponi elaborati, per una percentuale di incidenza del 7,75%, in netta diminuzione rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono stati 1.763, ma si segnalano anche 47 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 38 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, in terapia intensiva i posti occupati sono 102 su 656 disponibili, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, su 3.160 posti a disposizione della regione ne sono occupati 1.357. Capodanno senza fuochi d'artificio a Benevento. Questo è stato disposto da un'ordinanza del sindaco Clemente Mastella. Il divieto di far esplodere i botti in città
entra in vigore alla mezzanotte odierna fino alla mezzanotte del 2 gennaio. Dunque anche Benevento si adegua a molte altre amministrazioni comunali con tanti sindaci che hanno firmato analoghi provvedimenti vietando i fuochi d'artificio non solo per evitare assembramenti, ma per far sì che venga dato il giusto segno di rispetto ai deceduti per coronavirus non solo nella città sannitica, ma in tutta Italia. L'ordinanza, si legge nell'atto, è valida su tutto il territorio, con particolare riferimento ai luoghi stretti e chiusi, con presenza di persone e animali. È consuetudine diffusa, scrive il primo cittadino, celebrare il Capodanno con accensione e sparo di fuochi d'artificio, petardi, botti e simili artifici pirotecnici. Gli stessi, anche se comunque ammessi alla libera vendita, possono causare lesioni e gravi danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. L'intenso rumore e il fumo generato dall'uso incontrollato di fuochi d'artificio, soprattutto nei soggetti più fragili e negli animali, può causare stress, disorientamento e panico, oltre che possibili danni all'integrità fisica, appunto, di chi ne venga colpito. A Caserta 225 nuovi positivi al tampone molecolare, secondo quello che è l'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria locale. I tamponi sono stati 1853 per un tasso di incidenza che è leggermente salito al 12,1%. Preoccupa però il numero di decessi in terra di lavoro, 14 nelle ultime 24 ore. Due persone sono decedute a Caserta e San Felice a Cancello, uno ad Alvignano, Aversa, Capodrise, Casagiove, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Sant'Arpino e Trentola Ducenta. Dal bollettino si segnalano anche 265 guariti e il comune che ha fatto registrare più casi in una sola giornata è stato Mondragone con 27, poi Maddaloni con 17 e Marcianise con 15. A Caserta il sindaco locale Carlo Marino ha voluto augurare un felice 2021 ai propri concittadini, affrontando anche un tema particolarmente delicato come quello dell'apertura delle scuole. Sentiamo un estratto della conferenza del primo cittadino. Grazie però ricordandovi una cosa e dandovi una buona notizia, soprattutto per noi che aspettiamo da genitore, qua parlo anch'io da genitore, quello che sarà il 7 gennaio. Bene, vi dico già che vista la serietà dei casertani, visto il comportamento che abbiamo avuto in questi giorni festivi, visto che il dato epidemiologico scende sempre di più in città, visto che gli screening mi hanno portato risultati positivi, per quanto di competenza del Comune di Caserta, il 7 gennaio si riprende la scuola e non ci sarà necessità di screening. Naturalmente da sindaco e da buon padre di famiglia ho chiesto all'ASL con una mia missiva di assolutamente continuare nello screening scolastico. Dobbiamo mantenere vivo sempre l'attenzione e continuare a mettere in sicurezza i nostri figli e le nostre figlie. Però il 7 gennaio, al di là di quelle che saranno le ordinanze poi regionali e i DPCM nazionali, per la parte di competenza comunale si apre. Quindi faccio un esempio. Se il DPCM prevederà di nuovo chiusure per i prossimi giorni dalla terza elementare fino alle scuole superiori o l'ordinanza regionale dalla terza elementare dopo alle scuole superiori, il sindaco, la scuola nido, infanzia, le prime due classi delle elementari le apre. Quindi il sindaco non farà più ordinanze perché in questo momento c'è necessità di portare conoscenza ai nostri studenti, di farli socializzare di nuovo e soprattutto di mantenere viva, e qua vi voglio tranquillizzare i genitori, con i dirigenti scolastici abbiamo fatto un grande lavoro e manteniamo vivo con loro la sicurezza. Distanziamento, troverete i banchi unici, troverete regole igienico sanitarie, percorsi divisi. Questi giorni ho visitato sia le scuole pubbliche e sia le scuole private, ho voluto capire, ho voluto convincermi che siamo pronti. Siamo pronti come comunità, siamo pronti ad affrontare col 2021 tutti insieme la grande sfida del futuro per i nostri giovani, ma soprattutto per essere orgogliosi di sentirci casertani ed avere l'audacia della speranza. Chiudiamo con il calcio. Terminata la sosta natalizia, il Napoli è pronto a scendere in campo. C'è la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari il prossimo
3 di gennaio gli azzurri si sono allenati presso lo stadio Diego Armando Maradona con il tecnico Gennaro Gattuso che ha curato in maniera meticolosa l'allenamento cercando di mettere benzina nelle gambe dei propri giocatori. Nella trasferta isolana non ci saranno Victor Osimhen e Dries Mertens alle prese con i rispettivi infortuni. Il centravanti nigeriano rientrerà nella giornata di oggi a Napoli per valutare insieme allo staff medico partenopeo tempi e modalità di recupero dall'infortunio. Non ci sarà nemmeno il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, c'è qualche possibilità di vedere Diego Demme che potrebbe giocare in mediana. Sconfitta pesante per la Salernitana in trasferta contro il Monza. I campani sono stati sconfitti per 3-0, in rete anche Mario Balotelli all'esordio con la compagine lombarda. I campani che però comunque, nonostante la debacle, rimangono in vetta alla classifica insieme all'Empoli, fermato in casa dall'Ascoli. Il tecnico Granata Castori ha commentato così la sconfitta, ha detto: perdere con il Monza ci sta, non hanno nulla a che vedere con la Serie B, noi abbiamo fatto una discreta partita cercando di giocarcela fino alla fine, hanno comunque meritato, ma adesso è importante ripartire in fretta. E con il calcio chiudiamo questa edizione del Prima TG, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di giornata.